Quello del lavoro nella campagna è sempre stato, fin dai tempi antichi, un mestiere di passione, amore per la terra e di tanto sacrificio. Lo sa bene il signor Mauro Furlani, storico agricoltore di Fano nella provincia di Pesaro Urbino, che fin dalla giovane età e da ben 75 anni opera nel settore della terra. Allora Mauro, com'è nata la passione per il mondo dell'agricoltura? Io ci ho avuto sempre la passione di stare dietro i miei genitori, i miei zii, mio nonno. Mi piaceva questo lavoro, la terra, la stalla, diciamo, no? E sono rimasto qui. Quando era il momento forse di cambiare, non ho cambiato perché gli altri vivevano col terreno e ho continuato a fare il coltivatore diretto. E invece da quanti anni è che è agricoltore? Da sempre. Da quando andavo a scuola, per quando tornavi dovevi aiutare, dovevi fare, perché da piccoli in campagna si lavorava tutti, specialmente con la mietitura. Da alcune settimane ormai molti agricoltori in tutta Italia sono alle prese in uno dei momenti più attesi e faticosi dell'anno, la raccolta del grano. E invece da quanti anni fa la trebbiatura del grano? 13-14 anni, gli anni prima del 50, l'anno prima, dopo, si incominciava ad andare dietro questa trebbiatura, no? Prima da bambini a vedere, poi a lavorare, no? Com'è cambiata la trebbiatura nel corso del tempo? Rispondo subito, ha cambiato, diciamo, il giorno, la notte, cambia. Questa è la stessa cosa, perché prima bisogna fare tutto a mano, portare a casa a mano. E gli attrezzi quali erano di una volta? Gli attrezzi, prima di tutto era la falce a mano. Poi piano piano sono arrivate le falcetrici, con le mucche, la tirava le mucche perché non c'erano i trattori. E le falcetrici gli hanno fatto un apparecchio, si ingegnavano, no? E poi la gente dietro raccoglieva, faceva le mucche e poi si faceva il covone. Finito quel campo, dopo si mettevano a legarlo, filo di ferro, la pressa, era un manico di ferro, un cerchio di ferro, si tirava, c'era i ganci, la pesava, qualcuno addirittura lo ritiravano fuori e ci mettevano un'altra po'. Un lavoro, quello della raccolta del grano, che ha visto grandi cambiamenti negli ultimi anni, proprio come sottolinea il signor Furlani. Sì, la mietitrebbia c'era, la mietitrebbia da fermo. Sta mietitrebbia veniva sull'aia, c'era chi buttava sui covoni, chi buttava giù il grano, era un sacco di gente. Era un gran lavoro, il pagliaio della paglia, è tirato fino verso gli anni 60, così. E dopo è arrivata sta mietitrebbia, si è sparito tutto. Nel giro di 3-4 anni è arrivata quella col tubo che butta giù il grano, insomma... La fatica è finita, non è che per fare quello adesso che si fa in 3 ore ci voleva una settimana. Di cose positive e negative nel corso del tempo ce ne sono state tante, dalle forti amicizie e gli incontri di una volta alla vita frenetica di oggi. Positiva era che, diciamo, che quando si faceva questo periodo era anche una festa di tutti i giorni, perché facevi la mietitura a mano. Veniva giù la mattina una donna di casa o una moglie, chi era, portava la colazione, perché si partiva all'alba. Però è finito, perché adesso la gente va sempre di corsa, non c'è più quell'affiatamento di prima, però dal lato umano poco, insomma, prima c'era, le amicizie contavano, adesso non conta niente. Oggi il signor Mauro, all'età di 84 anni, cura il suo orto e qualche appezzamento di terreno. Ma nel corso di tutti questi anni si è fatto una grande esperienza su questo settore. Ma qual è il futuro dell'agricoltura? Glielo abbiamo chiesto. Ah, guarda, io, perché si dice sempre, ma da piccolo noi vedrai quando sarai grande, no? Da quando ero piccolo io, arrivato grande, è andato sempre su. Però adesso è vent'anni, dal 2000 siamo andati giù a terra, anche se fa una bella produzione, non ci rimane niente, i costi sono tanti. Apposta la gente va via, no? le aziende chiudono, fanno questa roba. L'agricoltura l'hanno azzerata. E a noi piace concludere il servizio con questa frase.
Le persone, quando consumano il pane, i biscotti, la pasta e altri derivati del grano, non hanno la benché minima idea di quanto lavoro e sacrificio ci vuole per ottenere questo cereale.